Non c'è dubbio che il movimento dei Flat Earth venga usato come un'operazione psicologica col proposito di dividere. Tuttavia, questo non diminuisce il fatto che sia basato sulla verità. Oltre 100 anni fa, la Gazzetta Hawaiana ha pubblicato la storia di una mappa che è stata fatta nel X secolo. Questa nuova scoperta della mappa mostra che è stata disegnata col principio della proiezione Mercatore, riecheggiando il modello corrente accettato dai terrapianisti, così come la bandiera delle Nazioni Unite. Comunque c'è una differenza significativa, e questa è che la nostra cupola è attorniata da dozzine di isole. Si ritiene che sia stata riprodotta dai sacerdoti cinesi. Il manoscritto è stato nascosto dalle autorità per secoli. Tuttavia è stata trovata una lettera la quale afferma che la mappa in realtà è stata disegnata da sacerdoti buddisti molto tempo prima. L'articolo prosegue così. La mappa è stata trovata da mio fratello in un tempio giapponese sulle montagne del Giappone, ha detto il dottor Kobayashi. È stata tenuta nascosta dal governo giapponese dei giorni nostri, come lo è stato nei periodi storici precedenti, dove in quei giorni antichi una mappa del genere sarebbe stata distrutta dalle autorità. E da qui sorge la domanda: perché le autorità sarebbero state così interessate ad una mappa tanto da volerla distruggere? Allora qual è la verità di dove viviamo? Viviamo su un globo che sfreccia nello spazio? Viviamo all'interno di una cupola? Oppure viviamo su un piano infinito? O ci sono dozzine di civiltà che osservano ed aspettano che noi ci ricordiamo chi siamo e da dove arriviamo?